agli ultimi vecchietti. Quindi è come dire che non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per incominciare ad occuparsi di noi stessi e quindi anche della cosa pubblica. Grazie. Abbiamo fatto un bel viaggio nel mondo delle idee, quelle idee che appunto fanno crescere la nostra consapevolezza e la nostra capacità poi di agire. Entriamo quindi nel momento proprio del rito simbolico. I riti sono molto importanti, celebrano i significati che ci tengono uniti. Questo è un importante. Il sindaco consegnerà la Costituzione chiamando per nome ogni ragazzo e ragazza presente. Che cosa significa questo essere chiamati per nome? Significa che ciascuno di noi ha un compito, ha un impegno, ha un ruolo. E mi piace ricordarlo con delle parole bellissime che un altro grande intellettuale importante della nostra storia, Antonio Gramsci, è stato perseguitato dal fascismo, ha fatto 20 anni di carcere per questo. Un saggio molto bello che si chiama Odio l'indifferente, scrive, lo trovate in internet facilmente tutto quanto, leggo solo la prima riga. Odio gli indifferenti, credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Per questo odio gli indifferenti. E poi va avanti questo salto così tosto anche nel linguaggio, così appassionato. Cioè l'idea di un impegno di conoscenza, un impegno dell'entusiasmo, ed è per questo che tutto la scelta deve essere individuale. E allora adesso il sindaco chiamerà per nome, io chiamerò per nome le persone, sarà un momento anche così solenne, di attenzione, di concentrazione, si mette qui davanti, e è un po' caldo, però lo viviamo insieme con consapevolezza. Sì, prego. Dico solo una cosa di cui mi sono dimenticato prima, che in 3 secondi. In sala con noi c'è un consigliere comunale e a me fa molto piacere che è Ivano Tacconi, che sta qua con noi. È un segno di un legame che c'è fra chi si impegna politicamente e, come dire, ha vissuto una storia e i giovani. Mi faceva piacere dirlo perché che in questo consiglio ci sia anche un consigliere. Cristina Campana.